disponibilità finanziaria del primo anno, il secondo anno e il terzo anno. Per quanto riguarda le risorse derivanti da entrate, da contributi regionali o statali, le risorse derivate da entrate tramite mutui e stanziamenti di bilancio sarebbe dalle casse comunali. Per quanto riguarda i finanziamenti acquisibili senza l'articolo 3, insomma, non c'è nulla, e neanche dalle risorse derivanti dal trasferimento di immobili, zero, e alta tipologia, idem. Quindi si stanziano per il primo anno con un totale di 15.522.042,83, per il secondo anno 12.163.718,31 e il terzo anno 11.728.719,60, con un totale di 39.420.480,74. Ad oggi vorrei, insomma, precisare che per il primo anno già si è raggiunto per quanto riguarda con risorse derivanti da contributi regionali e statali, già si è raggiunto un 35% dell'importo, con una somma circa di 13.800.000 euro, per lavori già finanziati, chiedo scusa, per opere già finanziate nel corso dell'anno 2020. Vabbè, poi niente per quanto riguarda. Cioè, possiamo fare l'elenco delle opere, sì. Quindi le opere più importanti, sì, beh, sono tutte importanti a dire la verità. Comunque abbiamo gli interventi di contenimento e mitigazione del rischio geomorfologico sul territorio di Ginosa, dove c'è stata già la giudicazione definitiva della progettazione esecutiva. Poi ricordiamo sugli interventi urgenti, insomma, per quanto riguarda il canale Gravinella, un tema molto più volte toccato, dove furono bloccati questi interventi per via di un ricorso. A quanto pare ad aprile è stata fissata l'udienza plenaria del Consiglio di Stato e credo che si sblocca anche questo intervento con un importo di 1.200.000 euro. Poi c'è il restauro dell'ex convento Santa Parasceve, che è già stato aggiudicato sia il progetto definitivo, e ci sarà presto l'aggiudicazione, cioè, dell'inizio lavori. Qui l'importo è di 1.840.000 euro. Per quanto riguarda il crollo di via Matrice, per i lavori di messa in sicurezza sono stati già la progettazione esecutiva è approvata, l'importo dei lavori sono circa 700.000 euro. Per l'intervento, questo è di ultima venuta, è l'intervento per l'efficientamento energetico del plesso scolastico Lombardo Radice, dove sono stati stanziati 1.200.000 euro, però ci tengo a ricordare che è cofinanziato dalle casse comunali con un 10% dell'importo, quindi diciamo che ci è stato finanziato un 800.000 euro, ma 120.000 invece è a spese del Comune di Ginosa. Poi abbiamo interventi per la tutela e la valorizzazione di aree a trazione naturale, quindi la valorizzazione della gravina del Casale, quindi stiamo parlando degli interventi su Parco Alfieri, si parla di un finanziamento di 1.300.000 euro. Il waterfront su Ginosa Marina si parla di 1.500.000 euro. Poi ci sono le opere che sono state finanziate attraverso dei mutui già contratti, bisogna ricordare che sono i progetti delle strade, i quattro progetti delle strade, dove i due su Ginosa, sarebbe a dire i progetti zona est e ovest, sono già state fatte le determine a contrarre, e quindi a breve saranno mandati in gara. Quindi c'è anche da ricordare la torre orologio, che è stata anche finanziata dalla regione, parte sempre con finanziamento del comitato.
cofinanziato dal comune di Ginosa, quindi 50.000 euro gli mette la regione, 70.000 il comune di Ginosa. Infatti è riportato l'unico importo di stanziamento di bilancio sulla scheda A, i 70.000 euro che sono della cassa, delle casse comunali. Grazie. Ci sono interventi? Prego. Allora, sì, vado ad integrare un po' quelle che saranno le opere immediatamente appaltabili nei prossimi mesi. Ricordo che la Community Library, quindi il restauro del Museo Civico di 1.800.000 circa di euro di importo lavori, sarà cantierizzato nel mese di marzo, quindi sarà il prossimo cantiere ad essere avviato insieme finalmente al ripristino di Via Matrice. Come abbiamo già detto più volte, abbiamo la gara in corso, il giorno 25 di febbraio e scade il termine ultimo per la presentazione delle offerte, e successivamente si procederà con l'appalto definitivo, e quindi lì c'è 150 giorni per l'esecuzione delle opere, e quindi salvo imprevisti dovremmo andare avanti spediti. Poi per quanto riguarda il rischio idrogeologico, dei 2.900.000 per la mitigazione del rischio idrogeologico su Via Matrice, come diceva l'assessore Ricciardi, è stata appaltata in maniera definitiva la progettazione esecutiva e la direzione lavori, quindi anche su quel versante ci stiamo procedendo e siamo nei tempi giusti da cronoprogramma regionale. Questo per segnare l'importanza della continuità dell'intervento, che non è esclusivamente mirato al punto del crollo di Via Matrice, ma che è molto più globale ed organico e punta alla riqualificazione di tutto il centro storico. Oltre questo, scusa Nicola, poi c'è il waterfront, la gravina del Casale e i paesaggi costieri, l'abbiamo trattato già tante volte, era già stato inserito nel piano triennale dello scorso anno, insieme al progetto del waterfront. E quest'anno abbiamo forse in più anche la realizzazione dei percorsi ciclabili ciclopedonali in area urbana su Marina di Ginosa, che forse l'anno scorso non c'erano ancora. Se ci sono domande approfondiamo i singoli progetti. Prego. Vorrei che l'architetto ci spiegasse in che cosa consiste questa progettazione, cioè il ridisegno delle mura di cinta del parco comunale Marina di Ginosa. Che cosa consiste questo intervento? Posso rispondere io? Il ridisegno sarebbe a dire rendere di libero, diciamo, accesso il parco comunale, quindi verranno eliminati quelle che sono le barriere per accederci facilmente, quindi verranno rimosse quelle che sono le inferriate e abbassati i pilastrini che vanno, le cancellate, sì. No, tutto il perimetro, che ci sono queste inferriate, verranno eliminate tutte. E poi l'abbassamento delle colonne, che a quanto pare sono in uno stato di degrado e sono anche di pericolo per l'incolumità pubblica. Sì. Sulla questione del parco comunale, l'idea nostra è quella di rendere un parco da città, cioè un vero e proprio parco come in tutte le città presenti, dove sia fruibile tutto l'anno e non in determinati periodi. L'idea nostra è quella di togliere tutte le inferrate e lasciare quel muretto altezza, in modo tale poi da rimodularlo e riqualificarlo per renderlo anche come da seduta, quindi poi creeremo anche un avviso, qualcosa per renderlo ancora più esteticamente. Però verrà tutto. Il muretto rimane, perché al di là del muretto sono delle dune che sono dei vincoli che noi non possiamo toccare perché sono intoccabili, anche perché per caso di un'effetta pioggia
o qualsiasi altro temporale, quelle dune potrebbero insomma riversarsi su strada. Ecco, anche per questo, essendo pure vincolate, non possiamo toccarle. Quindi questa parte di muretto, come è oggi, non verrà toccato, verrà riqualificato completamente, cioè reso più esteticamente più bello. Ecco. E l'idea poi si aggiunge anche al bando che abbiamo vinto di 150.000 euro, dove il parco verrà anche lì completamente riqualificato, dove all'interno verranno oltre che ripristinate quelle aree giochi già presenti, però adesso malmesse, ma verranno create delle aree didattiche, dei percorsi naturalistici, dei percorsi sportivi, delle aree picnic. Poi il chiosco e l'area antistante verrà anche quella riqualificata, ovviamente non demolendo, ma andando a ripristinare quello esistente. Questo non so se... perché ancora non è fatto dal punto di vista... Sì. Sono più progetti che si intersecano l'uno con l'altro, perché il ripristino dei percorsi, la sistemazione dei percorsi fanno parte di un finanziamento regionale, di opere che abbiamo già cominciato. La riattivazione del chioschetto ancora, la risistemazione perimetrale del parco fa parte di un altro progetto. L'obiettivo, come dicevano assessore e consigliere, è quello di variare la percezione dello spazio pubblico, quindi renderlo accessibile a tutti in qualsiasi ora, e studi di sociologia urbana dimostrano che più lo si rende fruibile un luogo e più è autonomamente controllato, quindi paradossalmente istiga di più l'abbandono dei rifiuti nei luoghi più chiusi e più riservati, piuttosto che luoghi costantemente aperti. Però no, cioè, è palese questo, non lo dico io. Quindi l'obiettivo è appunto quello di trasformarlo in un parco sempre accessibile, che poi è quello che è venuto fuori anche durante gli incontri di partecipazione che abbiamo fatto con la comunità marinese durante la stesura dei progetti sulla costa, ovvero quello di poter accedere facilmente e costantemente agli spazi a qualsiasi ora. Quindi stiamo lavorando, è ovvio che capisco la perplessità, nel senso diventerà una discarica, è un luogo poco sicuro, non è illuminato e tutte le preoccupazioni annesse e connesse, però su questo ci stiamo lavorando, è tutto in itinere ovviamente. Sì, vincoli permettendo, sì. Ho delle perplessità perché adesso a memoria non ricordo un solo parco che non abbia la recinzione. A Villa Borghese, i Giardini Margherita, a Bologna, a Napoli, sul lungomare. Perché comunque sia, un conto è aumentare gli accessi, un conto è avere un'area completamente libera che si può entrare da tutte le parti. Quindi secondo me i controlli d'ingresso devono esserci per forza. Se fai un muretto basso potranno entrare da tutte le parti, sarà anche positivo, ma io non credo di ricordare un solo parco che sia aperto di quelli che ho visto finora, proprio perché c'è questa difficoltà proprio nella gestione e nel controllo. Quindi bisogna pensarci bene se toglierle tutte le ringhiere che stanno sul parco. Prego. Per completezza di argomento, l'area del parco comunale è ancora associabile alla duna, cioè è duna. Quindi se noi guardiamo la planimetria di Marina di Ginosa dall'alto, possiamo vedere come l'edificato è andato ad interrompere bruscamente l'evoluzione naturale dell'area verde. Quindi teoricamente noi abbiamo una pineta all'interno cioè del nostro edificato, non è una villa comunale con i cancelli, cioè è sempre stata intesa in questo modo, perché quando sono state costruite tutte le abitazioni ce le hanno prese, boom, e ce le hanno messe tutte lì. Quindi adesso noi ci ritroviamo quello che abbiamo sempre inteso come una villa comunale, ma quella è una pineta e deve essere fruita come tale. Lavoreremo per mantenerla quanto più pulita e sicura possibile. Però è anche una questione di educazione, poi è normale che all'inizio, quando si fanno cambiamenti di questo tipo, si hanno i problemi, però ci auspichiamo che nel corso degli anni poi la gente vada sempre più a piedi, sia sempre più pulita e rispetti sempre di più le regole. Grazie.
Se a lei ci sono altri interventi? Se non ci sono altri interventi, procediamo con la dichiarazione di voto. Prego. Il Partito Democratico ha già votato favorevolmente la volta scorsa sul piano triennale delle opere pubbliche. E la motivazione è quella di un voto favorevole di fiducia perché l'amministrazione nell'ultimo anno acceleri e che quindi la comunità possa vedere quante più opere possibilmente completate, quindi voterà di nuovo favorevolmente. Grazie. Santino, prego, consigliere Serri. Il gruppo della lista civica inglese voterà, si asterrà, perché ho un po' di idee poco chiare. No, voglio vedere meglio e comunque ci asterniamo. Grazie. Gruppo di maggioranza voterà favorevole. In merito a questo esecutivo che ha portato tante opere, tanti finanziamenti che non vengono solamente dalle casse comunali, chiaramente molti bandi prevedevano i cofinanziamenti di importi minimi, finalmente penso che sia chiaro a tutti, non capisco chi si astiene, siamo in procinto di ottenere delle opere pubbliche di rilievo rispetto al nostro circondario di comuni, quindi merito a questo esecutivo, grazie. Grazie a lei, il gruppo indipendente si asterrà dal voto. Allora procediamo con la votazione, favorevoli? 11, astenuti 2. Procediamo con la immediata eseguibilità, favorevoli 11, astenuti 2. Il punto può ritenersi approvato, possiamo procedere con il prossimo punto all'ordine del giorno. Proposta di in project financing per la concessione, progettazione definitiva ed esecutiva e la realizzazione delle opere di ampliamento dei cimiteri di Ginosa e della frazione di Marina di Ginosa con annessa gestione di entrambi. Ai sensi dell'articolo 183,15 del decreto legislativo numero 50/2016 e successive modifiche ed integrazioni da parte dell'impresa Caponio Francesco, approvazione del progetto di fattibilità tecnico-economica. Chi illustra il punto? Grazie. Presidente, come annunciato nella capigruppo di oggi pomeriggio alle 16.30, il gruppo di maggioranza vuole ritirare il punto per delle valutazioni di merito che devono essere affrontate. Quindi. Parla di ritiro o di rinvio? Ritiro. Votiamo per il ritiro. Favorevoli? Quanti siete? 10. Contrari? 11 allora. Contrari 0. Astenuti 2. Quindi il punto può ritenersi, mi sono astenuta, e là anche la consigliera De Serri. Il punto può ritenersi ritirato. C'è un altro punto ancora all'ordine del giorno. Adesione del Comune di Ginosa al Teatro Pubblico Pugliese. Chi illustra il punto? Prego, consigliera Bardinella. No. Grazie, Presidente. Oggi presentiamo lo schema di convenzione di adesione al Teatro Pubblico Pugliese, il Consorzio Regionale per le Arti e la Cultura. Tale adesione concede al nostro territorio un'importante opportunità, finalizzata a concretizzare l'elenco dei seguenti sostantivi che da sempre si è tentato di perseguire: la promozione, la crescita, il rinnovamento, l'internazionalizzazione, la continuità, lo sviluppo, la valorizzazione, la professionalità e la formazione.
Lo stesso statuto del teatro pubblico, aggiornato dall'Assemblea dei soci il 16 maggio del 2017, recita la promozione e il sostentamento della diffusione delle attività di spettacolo dal vivo in Puglia, in accordo con la valorizzazione e la promozione dei suoi canali culturali e ambientali, attraverso l'attivazione sia dello spettacolo dal vivo che delle arti performative e di tutte le attività culturali. Ci tengo a ricordare che solo da poco tempo, da circa un decennio, lo spettacolo dal vivo è stato aggiunto all'elenco dei generi tutelati dal Ministero dei Beni Culturali. La cultura dello spettacolo può essere anche motore della storia, rovesciando il valore dello spettacolo da genere di lusso o strumento di svago, considerandolo come un bene culturale, e perciò l'offerta del teatro pubblico fornisce essenzialmente la possibilità all'ente comunale di giovare di professionisti nell'ambito teatrale di cui è composto lo staff e di una vera e propria stagione teatrale o di attività e di servizi dialogati e pianificati nei costi programmati con il proprio settore artistico, organizzativo ed economico finanziario. Una delle motivazioni valide per aderire al teatro pubblico sta nel fatto che le sue azioni, oltre a stimolare e a supportare la creatività e la professionalità, guardano all'internazionalizzazione della scena e allo sviluppo della filiera delle industrie culturali, legate a professionalità tecniche e imprenditoriali pugliesi, ricevendo risorse di derivazione regionale, comunitaria e statale per la realizzazione di specifici progetti e di servizi, coinvolgendo i comuni soci nelle diverse pianificazioni, con un conseguente giovamento per gli stessi. Pertanto, Ginosa godrebbe di una riapertura e di una riattivazione dei siti teatrali, mettendosi in rete, riacuendo la competitività artistica già comunque presente sul territorio, con un ulteriore allargamento della fruizione ed un beneficio sociale. Il teatro, concepito come un luogo di incontro, appunto, di aggregazione, di collettività, in cui si rivede una comunità, avendo consapevolezza di sé in relazione agli altri. È una sfida, lo sappiamo, in una terra, il Mezzogiorno, come la nostra, che ha molto da recuperare in termini culturali, come ci riconfermano dolorosamente i dati Istat. Grazie all'adesione al consorzio, l'amministrazione diventerebbe un grande interlocutore e, creando un calendario artistico ricco di spettacoli eterogenei, versatili, pensati anche per attirare il target di spettatori più lontani, si pensi agli anziani, alle famiglie, ai bambini, Ginosa sarebbe oltretutto presente nei circuiti teatrali sul territorio regionale e le permetterebbe di divenire anche un comune sempre più virtuoso. Annualmente il nostro comune riconoscerebbe una quota associativa sulla base del parametro della popolazione residente, risultante dall'ultimo censimento ufficiale, il 2011, con naturalmente possibilità di recessione. Nella convenzione allegata si esplicita che alle rassegne si applicherebbe da parte del teatro pubblico pugliese un tariffario regolamentato dai titoli di accesso notevolmente fruibili dal maggior numero di spettatori possibili con costi amministrati inferiori a quelli di mercato. Ora non mi dilungo sugli articoli della convenzione, li do comunque per letti. Il consorzio, agendo in rappresentanza di una moltitudine di amministrazioni, attualmente sono 57, consente a queste di beneficiare di economie di scala nei confronti di importanti compagnie teatrali, coreutiche e gruppi musicali, e di una quota parte del contributo del Ministero, che viene trasferito alle amministrazioni sotto forma di sconto sulla quota a ripiano a carico dei comuni soci. Il fine è sostanzialmente quello di curare i rapporti con il pubblico dei cittadini di Ginosa e dei paesi limitrofi, con degli appuntamenti culturali fissi, sotto il profilo dell'arricchimento culturale di natura reciproca attraverso un'attuazione di una procedura di tipo operativo connessa sempre ad un sistema di pianificazione e di controllo. Il territorio vivrebbe di una continuità delle attività di spettacolo e di un pubblico teatrale vasto, che produrrebbe
oltre al beneficio appunto, come dicevo prima, sociale, anche quello turistico. Grazie. Grazie consigliere, ci sono interventi? Prego consigliere Costantino. Il comune di Ginosa faceva parte del consorzio teatro pubblico pugliese già negli anni 90. Fino al 2001 ci sono state le stagioni teatrali. Dal 2001 in poi, con l'amministrazione di centrodestra, il teatro è scomparso in questa città. E quindi praticamente abbiamo un gap di circa 12 anni in cui, a parte il teatro, il teatro di commedia organizzato spesso da associazioni o da privati, il vero teatro non c'è stato più. Quindi dobbiamo già partire dal presupposto che c'è una certa disaffezione da parte del pubblico, bisognerà piano piano cercare di recuperare l'interesse dei cittadini per il teatro stesso. Voglio farvi, al consigliere delegato, voglio far notare un aspetto che è relativamente importante, perché è il vero problema della stagione teatrale organizzata con il Consorzio Teatro Pubblico Pugliese. Il vantaggio enorme è che si possono portare delle compagnie di livello nazionale con un prezzo molto più basso rispetto al cachet, proprio perché con il Teatro Pubblico Pugliese il consorzio di più comuni abbatte le spese. Lo svantaggio per ogni comune qual è? È quello dell'articolo 4, perché nell'articolo 4, ma è sempre stato così, non è adesso, è previsto il ripianamento dei costi residui sostenuti dal consorzio. Questo significa che il comune verrà chiamato per delle somme da erogare in più rispetto a quella che è la quota di associazione, che è solo una quota di associazione. E poi cos'è fondamentale? Che nel momento in cui la voglia è sempre quella di portare delle grandi compagnie, ovviamente. Il teatro ha tra l'altro una capienza di posti che consentirebbe l'ammortamento delle spese. Ma il problema è che meno biglietti vendi e più devi ripianare, e quindi il comune sarà poi richiamato in base al cachet sugli incassi che ha fatto quella serata. E questo significa che bisogna prevedere delle somme aggiuntive, perché si sfora notevolmente. Questo è quello che mi ricordo del passato. Fortunatamente però c'è qualcosa di più rispetto al passato. Per esempio nell'articolo 4 sempre hanno inserito nella possibilità di poter ottenere delle entrate gli sponsor, e questo significa che il comune può lavorare molto sulla stagione teatrale nel cercare degli sponsor che possono abbattere notevolmente le spese. Infine, l'ultima cosa che vorrei dirvi: per poter fare in modo che nelle serate particolari ci sia quanto più gente possibile, è utile affidare la gestione della biglietteria ad una o più associazioni, altrimenti si rischia di avere un teatro completamente vuoto. Ricordo quando venne, per esempio, quello famosissimo, perché aveva gas mal di nascosto, ci andava Giovan Pietro, fece i discorsi di Lisia. C'erano 25 persone, infatti lui si fermò e chiese se per caso c'era o non c'era un liceo classico, e c'era il liceo classico, e quindi disse: come mai almeno il liceo classico non è venuto ad ascoltare i discorsi di Lisia? Può accadere, nelle commedie c'è gente che ci va, quando c'è un dramma è già diverso. L'affidamento ad associazioni consente di vendere quanti più biglietti possibili, quindi è opportuno che su questo, un anno l'abbiamo fatto con la Proloco e andò molto bene, ricordo, quindi è opportuno che su questo ci sia un incontro con le associazioni per la gestione della biglietteria, perché se i biglietti li vendi prima, se fai gli abbonamenti prima, ti sei assicurato non solo l'abbattimento delle spese, ma la fruibilità massima possibile per i cittadini. Il PD ovviamente voterà a favore. Grazie consigliere, ci sono altri interventi? Prego. Certo. Anche la lista civica inglese voterà a favore, perché il progetto è meritevole, nella speranza che insomma ci sia un consenso da parte dei cittadini e che possa in qualche modo dare una spinta
culturale e con tutti i benefici che ne può creare. Sì, consigliere, ci sono altri interventi? Allora, quindi procediamo con le ulteriori dichiarazioni di voto. Consigliere Basta. Il gruppo di maggioranza voterà in maniera favorevole in merito a una memoria storica di questo ente. Ricordare, peccato che non c'è il consigliere, anzi componente del centrodestra, ricordare questa mancanza di tanti anni di una stagione teatrale. Complimenti alla consigliera Bardinella che si è intestardita, dietro c'è un lavoro di dialogo con il Teatro Pubblico Pugliese e con estremo piacere tutto il gruppo voterà in maniera favorevole. Grazie. Favorevole anche io, quindi procediamo con la dichiarazione di voto, con la votazione. Favorevoli? Unanimità. Tiene conto del numero dei votanti perché si è allontanato il consigliere Inglese. Un attimo, consigliere Costantino, dobbiamo votare per l'immediata eseguibilità. Favorevoli?